Crisi che colpisce un'altra azienda del polo elettronico aquilano, la Tecnolabs. 25 dipendenti verranno messi in cassa integrazione poco prima delle ferie di Natale. Paolo Rico. Altro che strenna natalizia, la Tecnolabs dell'Aquila Santa Claus arriva con la cassa integrazione ordinaria. Colpirà da lunedì prossimo 25 dei 165 addetti, ma trascinerà per legge con sé anche i 20 dipendenti con contratto atipico. Inoltre, stando al sindacato, la decisione unilaterale dell'azienda, comunicata inaspettatamente ieri pomeriggio alle 16 con un fax alla RSU, presenterebbe tutti i caratteri di una minaccia alla stessa sopravvivenza dell'impianto. Produce apparati di TLC e quindi non soltanto per la sua prossimità all'ex Italia. Questa fabbrica è dentro al tormentato arcipelago aquilano del polo elettronico in crisi. Ciò nonostante, stamani le maestranze hanno deciso di contrattaccare. Nell'assemblea operaia inibita a taccuini e telecamere, sindacati e dipendenti hanno convenuto sull'opportunità di impugnare le procedure del ricorso al trattamento salariale eccezionale. Pronto perciò un esposto all'INPS perché verifichi correttezza amministrativa e giustificazioni aziendali della scelta restrittiva da parte di Compel, gruppo societario e finanziario oggi più noto in città in verità per il controverso percorso di riuso delle aziende decotte nel circondario di Pile. Intanto un appello è stato rivolto alle autorità locali al fine di rilanciare il negoziato in atto con l'azienda per assicurare favorevoli prospettive non solo a Tecnolabs ma anche agli altri lavoratori a rischio, senza tacere della strana tempistica che colloca la cassa integrazione a ridosso delle ferie natalizie per tutta l'azienda aquilana.